Ciao. Allora, questo è il lavoro? Questi sono i tre impianti di depurazione della città di Durazzo, Leja e Saranda. Voglio che tu faccia delle foto dall'alto. Ok. E voglio che tu faccia il più presto possibile. Questa è Saranda, questa è Durazzo. Va bene. C'è tutto indicato sulle mappe? Le mappe indicano chiaramente la posizione degli impianti. Questa deve essere vicino alla laguna. Sì, sì, è vicino al lago e alla laguna. Questa è molto chiara, dove c'è il cimitero delle macchine. Sì, sì, è vicino al lago di Butrinti. A sinistra, verso il cimitero delle macchine. Qui ci sono le peschiere, poi c'è il canale che hai visto. Amo il mio paese. Ho fotografato le nostre bellissime montagne, i paesi più nascosti, le nostre lunghissime spiagge. Le rivolte del 1991 hanno fatto voltare pagina, dopo anni di dittatura, prima con Enver Hoxha e poi con Ramiz Aliha. La democrazia ha portato riforme per 3 milioni di albanesi. In tanti sono emigrati. Il paese in 20 anni è cambiato in tutto. Quasi 1 milione di albanesi se ne sono andati e quelli rimasti hanno cambiato lavoro, abitudini, casa. E oggi quasi il 44% vive nelle città e molti hanno abbandonato la campagna. Una rivoluzione piena di contrasti e problemi. Convivono la crescita e il degrado, lo sviluppo e la distruzione. Dal 1991 in poi si è costruito ovunque, senza regole e pochissima attenzione c'è stata per l'ambiente. E l'ambiente è il vero tesoro di cui dispone il nostro paese. Le risorse naturali, aria, mare, terra, fiumi, sono una grande ricchezza. Ed è strano che dopo aver fotografato foreste immacolate, laghi, cime innevate, adesso devo fotografare dei depuratori. È una conquista, perché in Albania non ce n'è neanche uno. Più di 3 milioni di persone che scaricano i loro rifiuti nei fiumi, nelle lagune, nel mare. Qui sono a Leja, nel nord dell'Albania, fondata nel 385 a.C., con la baia di Shengjini che si affaccia sull'Adriatico. Sono luoghi pieni di un passato importante che guardano verso il futuro. Nella bellissima laguna ci sono gli scarichi di decine di migliaia di persone. Il castello domina la vallata, è il luogo simbolo dell'eroe nazionale, Skanderbeg, colui che riunificò l'Albania organizzando qui la prima assemblea dei principi albanesi, ponendo le basi della futura nazione. Queste spade e queste lance vengono dall'Italia del Sud. Skanderbeg è andato in nave nell'Italia del Sud con più di 5.000 soldati, salpati da Leja, Durazzo e da Valone.
Leja, nel nord dell'Albania che si affaccia con la baia di Shëngjini verso il mare Adriatico, ha avuto da sempre molti scambi economici e culturali con il mondo esterno, un fattore che è stato il motore del suo sviluppo economico e sociale. La posizione geografica favorevole, la presenza di terre fertili e del mare, le piacevoli condizioni naturali e la prospettiva di uno sviluppo agricolo, turistico e commerciale, dell'edilizia e dell'industria hanno attratto migliaia di persone nella zona di Leja e nell'area costiera di Shëngjini, dove i residenti sono circa 100.000, il doppio rispetto a 10 anni fa. Quello che abbiamo promesso ai cittadini di Leja per potenziare il turismo era proprio un depuratore in grado di ripulire le acque inquinate in modo efficace. E così il settore del turismo si può sviluppare al meglio. È questo tipo di depuratore che può ripulire l'acqua in maniera più rapida ed efficiente. Ed eccolo l'impianto in costruzione. Grandi vasche che depureranno in modo naturale gli scarichi per impedire che la laguna di Kuna Vein diventi una grande fogna. È una riserva naturale importantissima dove negli anni 40 arrivavano aristocratici da tutta Europa per cacciare. Qui ci troviamo nel casino di caccia realizzato nel 1940 ed è parte della laguna di Kuna Vein. Un'area che vorremmo proteggere perché attualmente è minacciata da inquinamento, costruzioni abusive e pratiche illegali. Il progetto è quello di mitigare gli impatti negativi, migliorare la struttura gestionale per controllare abusivismo, inquinamento, pesca e caccia illegale. La voglio percorrere questa laguna così minacciata. Andiamo più velocemente. Questo habitat così prezioso deve essere preservato. E gli amministratori locali si riuniscono per trovare le soluzioni migliori. Questa è una delle tante riunioni in cui è coinvolta la popolazione per scambiare opinioni. Qui ci sono delle importanti quantità di rifiuti. Ciò è fastidioso non solo per i turisti, ma anche per il paesaggio. Al nord, dove sfocia il fiume Drini, ci sono gli scarichi più importanti di Leja. Lo scarico avviene attraverso il fiume. Questo rappresenta un problema, non solo dal punto di vista della gestione vera e propria, ma anche della legislazione, perché noi vogliamo entrare nell'Unione Europea. Ci sono problemi per la gestione di questo scarico. Dobbiamo inquadrare i problemi e vorrei soffermarmi proprio sul fatto che i danni maggiori sono causati dall'uomo. Anche qui tutto è cambiato velocemente. 20 anni fa c'erano meno di 80.000 abitanti. Oggi sono quasi 200.000. Questo è il confine sud. Sì, questa è la zona sud. C'è una porzione di siepe da quella parte e quest'altra è tutta recintata. Qui ci saranno delle nuove vasche, profonde 3 metri. Qui ce ne saranno delle nuove più basse? Tutte queste vasche saranno di 3 metri. Quelle nuove saranno alte 1,5 metri. I lavori sono già iniziati. Ne vediamo 2 o 3, ma alla fine queste vasche saranno riempite di acqua. Sì, e ci saranno 2 linee parallele.
E così il canale di scarico non servirà più. Il canale principale non sarà più a cielo aperto, ma tutto passerà nelle condutture fino ad una stazione di pompaggio. Faccio un giro in città. Durazzo è stata nei secoli il principale ingresso dell'Albania, per la sua strategica posizione che ha favorito nei secoli scambi di merci e persone. La città fu fondata da Epidamnos nel 627 a.C. I romani la conquistarono nel 229 a.C. e la chiamarono Diurrachium. Divenne il tratto a ovest della via Egnazia. Oggi vedi rifiuti ovunque. Mi spiega di più Jasim Kabaci, un giornalista che ha vissuto la storia recente della città. Mi ricordo quando ero bambino e qui non c'erano costruzioni. Questo è un posto molto amato dai cittadini di Durazzo. Si chiama Curilla. Da qui vedo due cascate di immondizia, una che va fino alla strada, una verso la spiaggia. Si sta costruendo fino sulla collina. Com'è possibile? Vedi, Alket? Tutto questo è stato causato dal boom demografico. Fino alla fine degli anni Ottanta, Durazzo aveva 79.000 abitanti. Un'altra cosa che disturba il paesaggio sono queste parabole. Non c'è un piano per risolvere questo problema. Ma tornando alla tua domanda, io vorrei risponderti spiegandoti con ciò che è successo dopo gli anni 90. In quel periodo la città aveva circa 80.000 abitanti. Ora ne ha 198.000, è aumentata di 2,5 volte. La gente è arrivata qui in quella che era una palude. Hanno pensato solo a costruire le case senza un piano regolatore. Non c'è un sistema di strade, di fognature, e le istituzioni non hanno saputo gestire questi problemi. Tutto ciò si sta affrontando ora, quando ormai è tutto degradato. Ci sono troppi quartieri spontanei. È difficile trovare una soluzione, una volta che è successo tutto. La città di Durazzo ha 3.000 anni. Perfino negli scritti romani, i nostri antenati parlavano di smaltimento di rifiuti molto prima che noi costruissimo. Ma da allora il problema non è stato più affrontato. Negli ultimi anni abbiamo trovato soluzioni non adeguate. Insomma, i romani avevano pensato a soluzioni per risolvere i problemi di inquinamento. E una visita al teatro romano con Sali Idri, un archeologo, è importante ancora per riflettere sul passato. Questa è una costruzione del periodo romano. Anche i mattoni sono in uno stile diverso dal periodo bizantino, anche per lo strato di calce, perché quello bizantino era 3 volte più grande di quello romano. Questa parte qui? Sì. Questo è il battistero. E quelli sono alcuni elementi architettonici di una cappella. Questo è l'unico mosaico del genere nel nostro paese.
Un luogo e gli abitanti che lo abitano sono il frutto di chi ha tracciato strade nel passato. Proprio dietro il municipio di Durazzo scopro una casa che ha una storia davvero interessante. Questa è una delle case più antiche di Durazzo. È stata costruita nel 1843 dalla famiglia Tedeschini, arrivati da Venezia, consoli italiani in Albania. Più tardi è stata la casa di un console austriaco. Da allora ci abita sempre la stessa famiglia. Abbiamo sopportato il regime. Questa casa non era ammirata dalla gente. Sembrava troppo vecchia, con mobili vecchi. Ci dicevano: perché non dipingete di bianco? Possiamo dire che abbiamo mantenuto la casa senza rovinarla. Questo è il quadro di Sissi, quando c'era il console austriaco. Ci sono tutte le foto della famiglia reale. In questa casa c'è stato anche Massimiliano, il fratello di Francesco Giuseppe. Lui aveva dei ricordi bellissimi. Scriveva di una Tedeschini, che era molto bella. Sembrava fosse innamorato di questa ragazza. Questi sono i vecchi album che sono stati conservati dalla famiglia. Saranda, la mia prossima meta. Anche qui un passato incredibile e paesaggi di grande bellezza. E anche qui scarichi ovunque, anche nelle baie che si affacciano su un mare pieno di anse e spiagge bianche. 30.000 gli abitanti, che arrivano a 200.000 nel periodo estivo, con i turisti da 75 paesi diversi. Siamo nell'impianto per la depurazione delle acque e delle fognature di Saranda. A che punto siete con i lavori? Ora ci stiamo occupando degli argini. All'inizio ci sarà la stazione per il trattamento delle acque. Prima si fa un trattamento iniziale, poi si dividono i rifiuti solidi e tutto va alle pompe di ossidazione. Thank you.
Anche a Saranda, il sindaco e la società civile stanno avendo un ruolo attivo nel progetto. Oggi noi siamo qui per parlare del progetto del depuratore che la Banca Mondiale sta realizzando. Siamo contenti di operare a Saranda perché Saranda rappresenta per noi un progetto che sta dando risultati, anche perché abbiamo un ottimo partner nell'amministrazione comunale e in lei come sindaco. Soprattutto pensiamo che c'è un collegamento importante tra la depurazione delle acque e il turismo come fattore chiave dello sviluppo economico di Saranda. Al fine di entrare a far parte dell'Unione Europea, si richiede che il 100% delle acque di scarico siano trattate. La prima fase è la costruzione dell'impianto che copre un'area di circa 34 ettari. Nella seconda fase costruiremo un collettore che riporta le acque trattate al canale di Ciuca, le cui acque saranno quindi migliorate. Ad una trentina di chilometri da Saranda c'è il sito di Butrinti, città di epoca romana, un vero gioiello archeologico protetto dall'UNESCO con teatri, terme, case padronali che aggiunge un particolare valore a Saranda. E intorno la laguna, riserva di pesca importante, oltre che un ecosistema molto prezioso. Le bellezze di Saranda sono tutte fattori che influenzano l'industria del turismo. Il turismo è la risorsa principale per il futuro di questa città. L'ambiente è la nostra priorità. Iniziando dall'acqua, possiamo dire che la qualità delle acque può arrivare agli standard europei. Io spero che la cooperazione, la tecnologia, ma soprattutto le scelte degli amministratori e i comportamenti dei cittadini saranno determinanti per un futuro dove vi sia rispetto per le risorse naturali. Le straordinarie lagune, le lunghe coste ancora immacolate sono un bene prezioso da preservare se vorremmo vivere in un paese prospero dove uomini e ambiente avranno raggiunto l'armonia. E l'Albania, la mia Albania, sarà una perla del Mediterraneo dove approdare di nuovo.